Antonio Galeotto, giovane attaccante della società calcistica Alba Alcamo, si aggregherà alla squadra americana FA Euro New York per partecipare al torneo di Viareggio, Coppa Carnevale 2019, in programma dall'11 al 27 marzo. L'Alcamo intanto affronterà in campionato domani il Marsala fuori casa e domenica prossima Alcatella il Castellammare. Ecco qui Antonio Galeotto, classe 2000, e tu sei un attaccante puro sangue, possiamo dire così, che ha delle legittime ambizioni, giustamente vuole darsi da fare non soltanto nell'Alcamo, ma anche partecipando a questa importante vetrina che è il torneo di Viareggio, la Coppa Carnevale, partecipando però con la squadra statunitense del FA Euro New York. Ecco, com'è avvenuta questa convocazione intanto? Innanzitutto è avvenuta grazie al fatto che mi sono allenato duramente in questi mesi, penso. E ho fatto bene in campionato, e è avvenuta grazie al sacrificio e al duro lavoro. Poi penso sia stato anche merito di altre persone, perché sinceramente venirmi a venire dall'America qui non penso siano venuti, però sempre il merito c'è sempre, il sacrificio c'è sempre. Bene, non dimentichiamo, questo comunque è un fattore che non influisce ovviamente sulle tue doti, però è una importante lieta curiosità che tu sei figlio d'arte, Ciccio Galeotto, appunto tuo padre, che tra l'altro ha collaborato con l'Alcamo all'inizio di questa stagione, ha avuto un rapporto dal punto di vista tecnico come collaboratore di Mister Loverso, poi è subentrato Riccardo Chico e comunque tu sei qui in questa squadra che lotta per evitare i play-out. Come si può spiegare questo momento che possiamo definire certamente negativo della squadra di cui fai parte? È un momento che sicuramente nello spogliatoio non ci sono problemi, è un momento che capita a tutte le squadre, soprattutto alla nostra in questo periodo, dato che non abbiamo tanta esperienza sul campo, però penso che a tutte le squadre con poca esperienza almeno un periodo negativo ci sia. Poi anche alle grandi squadre, però noi appunto abbiamo il più grande, penso che sia Ciccio Pirrone, che non ha giocato tutte le partite, che ha 37 anni ed è l'unico, diciamo, over 30 di questa squadra, perciò anche da questo fatto non mi sto giustificando, però è soprattutto per questo che è un periodo negativo. Che comunque sperate di superare, certo. Più presto ovviamente, e se dovessimo fare e mettere un'asticella al livello di passione che tu hai raggiunto giocando nell'Alcamo, quanto sei affezionato a quest'Alcamo, rimarresti anche nella prossima stagione se la dirigenza fosse d'accordo a farti rimanere? Certo, soprattutto io mi sono affezionato all'Alcamo perché innanzitutto ci sono un po' di ragazzi del mio quartiere che sono venuti qui e con cui sono nato all'infanzia, ho toccato il primo pallone, e poi soprattutto per gli altri compagni che ho conosciuto che sono veramente fantastici, e infatti abbiamo reso uno spogliatoio una grande famiglia, anzi hanno reso loro uno spogliatoio una grande famiglia, anche perché ci sono state diverse divergenze tra di noi, però poi si sono risolte, perciò il fatto che sia una grande famiglia ha aiutato molto. Gigi Prestigiacomo, presidente dell'Alcamo, intanto è motivo di orgoglio per la vostra squadra avere questo giocatore così giovane convocato ad un torneo proprio per le nuove leve calcistiche così prestigioso che è il torneo di Viareggio. Assolutamente sì, è un motivo di vanto, un motivo di orgoglio per la società che il ragazzo possa partecipare a questa fase finale del torneo di Viareggio, che è una gran bella vetrina. Principalmente per lui, ma comunque è importante anche per la società, che si vede che con i ragazzi sta facendo un buon percorso. Sì, anche se Antonio Galeotto farà parte, almeno così abbiamo appreso, farà parte della società newyorkese
FA Euro New York. Sì, assolutamente sì, è la società di new yorkese, di cui il proprietario è un italo-americano. Vedrà anche di, in futuro di esserci una collaborazione con l'Alcamo Calcio per poter sviluppare in sinergia sul percorso con i giovani, magari avere qualche loro ragazzo qua per il futuro con noi. Bene, ovviamente non resta che augurarvi di raggiungere al più presto l'ambita salvezza in classifica. Quest'Alcamo che non riesce a vincere in casa dal 2 dicembre, c'è bisogno di un cambio di marcia effettivamente. Questo, diciamo che al momento è la cosa che ci sconforta, perché la squadra paradossalmente si esprime meglio fuori casa. Probabilmente non voglio dare colpa magari al campo, o perché i dati dicono che è dal 2 dicembre che non vinciamo una partita in casa, l'ultima è stata con Mussomeli, e questo ci sta danneggiando proprio perché ancora non siamo riusciti a mettere questi punti in classifica per poterci totalmente allontanare dal pericolo dei play-out. Ancora abbiamo un buon margine, però dipende da noi salvarci quanto prima e stare più sereni.